Zampogne e ciaramelle riecheggiano tra i cieli della Val di Comino. È partita l'edizione 2021 della rassegna internazionale Echi nel Vento, dedicata agli strumenti aerofoni. Incontri, concerti, mostre, degustazioni. Se l'epicentro è Vila Latina, la kermesse organizzata dall'associazione Calamus di Picinisco abbraccerà tanti comuni della valle. Un grande sforzo che abbiamo fatto tutti insieme per poter far tornare questa manifestazione, che è molto importante per il territorio, e anche la scelta di questo periodo, diciamo, invernale, proprio per poter attirare ancora di più le persone a far venire in questa valle anche nei momenti, tra virgolette, morti. È uno strumento che, a differenza della nostra cultura locale, è forse uno degli strumenti più suonati al mondo, cioè la famiglia degli aerofoni. Infatti, se pensiamo che negli Stati Uniti la cornamusa è il secondo strumento suonato da tutti, e i giovani qui hanno riscoperto molto. Quest'anno ci soffermiamo per esempio su una piccola ricostruzione di storie di famiglie in questa località, dove le immigrazioni non solo stagionali, di famiglie intere, di suonatori, erano un fatto riconducibile addirittura alla prima metà dell'Ottocento. Un aspetto interessante di questa seconda edizione è che ci sono più località coinvolte. Cominciamo a ipotizzare una piccola rete di comuni da associare intorno a questo argomento condiviso, che è la tradizione di questi strumenti. Numerose le tappe di questo viaggio culturale alla scoperta di un mondo straordinario. Per rilanciare le tradizioni del luogo, in particolare noi abbiamo la tradizione della zampogna, che diciamo è uno strumento che va valorizzato. Stiamo lavorando su un progetto anche per il nostro museo, che finalmente riuscirà a partire a breve, dove abbiamo interesse che si sviluppi con un progetto di rete che raccoglie tutta una serie di realtà che vanno dalle associazioni locali ad altre strutture museali di carattere regionale. La kermesse, sostenuta dalla regione, ha il supporto, tra gli altri, anche della Banca Popolare del Cassinate. Cultura, iniziative musicali, la Valle di Comino è in questo, penso, in prima linea dall'estate all'autunno all'inverno nell'organizzazione di eventi. E noi, come sempre, avendo ormai un radicamento storico in quel territorio, supportiamo tutte le iniziative in tal senso, e quindi ci auguriamo che, come le altre iniziative della Valle di Comino che hanno avuto un successo importante, anche questa iniziativa possa poi ripetersi negli anni, sempre con il sostegno della Banca Popolare del Cassinate.